Allora, uno si fa realtà e quindi è vero questa cosa che raggiunto un certo numero di utenti, determinati entità diventano proprio impostabili, no? E la cosa però interessante è che non tutti possono poi costruire questi giganti mensili. Per esempio facciamo l'esempio di BlaBlaCar. BlaBlaCar non è un'idea molto innovativa, perché il car sharing, bene o male, è una cosa, è un concetto che esiste da anni e anni. L'autostop, sì, ma insomma penso anche proprio anche sotto forma di car sharing, so che ce n'era una addirittura in Puglia, solo che la maggior parte di queste piattaforme che riescono a uscire sono le piattaforme che hanno dietro qualcuno che gli permette di acquisire una grandissima base utenti, come avendo all'inizio un modello che è completamente gratuito e distribuito come è successo nel BlaBlaCar, far aggiungere delle valutazioni gigantesche. Se non sbaglio adesso BlaBlaCar vale una cosa come 30 miliardi, non ha neanche prodotto mai un euro di utile, però lo sanno benissimo che poi in quel punto del mercato nessuno non era più. Quindi c'è un po' questa cosa di illusione poi che tutti possono partecipare, l'illusione della startup in cui effettivamente siamo tutti possibili miliardari del domani. E la placare è una cosa costruita comunque con tecnologie già esistenti, nel senso che alla fine degli ultimi anni. Tutto quello che succederà però con la realtà aumentata, con l'intelligenza artificiale, con un problema secondo me più grosso, perché la maggior parte di queste nuove app, per esempio di riconoscimento facciale, o tutte le cose che hanno a che fare con la realtà con l'intelligenza artificiale, si basano su una gestione di grandi dati. Cioè, per sviluppare queste tecnologie ho bisogno di tantissimi dati. Quindi mi chiedo, com'è possibile che già di partenza entità come Google, eccetera, eccetera, fatto estremamente favorite in questi nuovi mercati, ancora non sono di fatto entrati nel quotidiano, ma anche nei prossimi 10-20 anni cambieranno completamente il mondo. Allora, io devo dire, nel 1990 noi abbiamo deciso che volevamo una società che sviluppasse le tecnologie dell'informazione, perché giustamente si riteneva che un modello di sviluppo che fosse ancora basato sul mattone, il cemento, eccetera, non fosse un modello di sviluppo sostenibile. Quindi abbiamo bisogno di passare a una ricchezza molto leggera dal punto di vista dell'impatto ambientale. Questa cosa è stata incorporata, ragionata, decisa a livello di eventi internazionali, di consessi, di OCSE, di welfare, di Economic Forum, e quando io affrontavo la politica, e furono fatte delle politiche per favorire lo sviluppo della società dell'informazione. Le regole che noi abbiamo oggi sono figlie di quella stagione. Allora, per accelerare questa cosa è stato deciso che queste regole non dovessero essere gravate da impegni pro competitivi, quote di mercato, obblighi particolari, eccetera, perché così facendo si sarebbero sviluppate molto più rapidamente. In effetti questo è avvenuto. Quindi sono state scelte politiche fatte 25 anni fa che hanno avuto un grandissimo successo, perché effettivamente oggi una gran parte del valore del mondo sta in questa cosa, in questo tipo di cose. Questa cosa, dal mio punto di vista, dovrà essere rivista. Uno degli effetti che non esista, mentre in tanti settori, e in tutti i settori, esistono delle norme pro competitive. Uno fa un mutuo e lo deve poter portare da una banca all'altra, fa un abbonamento e lo deve portare da un operatore all'altro, fa una spina che deve essere fatta in modo tale che ci entra e che finisce in tutte le prese. Cioè, ci sono delle regole, è chiaro che se io definisco che non c'è uno standard e chiunque fa le spine che vuole, uno inonda il mercato di prese fatte di un certo tipo, tra pezzi e dadi, e a quel punto vede tutte le spine lui.
Vedete, ci sono in qualunque cosa della società esistono delle regole pro competitive, e qui è stato deciso di non mettere, di non fare regole pro competitive per favorire lo sviluppo. Questo porta al fenomeno che per nicchie l'asso piglia tutto. E io non credo che nel lungo periodo noi possiamo avere un fornitore di logistica, un fornitore di trasporto, un fornitore di badanti, un fornitore di piattini, un fornitore... No, non scherzavo per le badanti, perché adesso lo stiamo contrattualizzando, mia suocera è particolarmente ottimante nei confronti delle badanti, il problema è che l'intermediario, a questo punto si è ottimato anche lui, ed è difficile trovare un altro intermediario di badanti. E perché si stanno costituendo delle posizioni di... che naturalmente va bene, cioè anch'io invece in società che puntano a diventare leader mondiale in una cosa, ma lavoro anche per cambiare questo tipo di regole. Uno degli effetti dell'asso piglia tutto è che nel momento in cui tu hai più capitali, diciamo, parti testa a testa con qualcuno, testa a testa con qualcuno, poi guadagni. E al momento che tu guadagni, a quel punto i capitali ti arrivano al modo, perché se tu vinci, tutti vorranno avere una fetta del vincitore, no? Quindi c'è una competizione iniziale, quando si conquista un mercato, c'è una competizione iniziale che dopo poco cessa di esserci. Magari si cerca di trovare dei modi per rompere il modello di business dell'avversario, e quindi però cessa di essere la competizione per il servizio e diventa un confronto muscolare tra operatori, con cause e via dicendo. Ora, però questa parte qua porta al fatto della concentrazione della finanza europea. E se noi andiamo a vedere i valori investiti in Europa in venture capital rispetto a quelli investiti a San Francisco, e c'è 1-2 anni di grandezza di differenza. E anche per questo io credo che nel medio periodo cambieremo le regole. C'è il tema poi dei dati, il primo fatto è il fatto dei capitali e della potenza, il secondo fatto la quantità di dati che hai a disposizione. I dati costituiscono una parte dell'accesso, ma le regole attuali antitrust non è che sono nate per la quota di mercato, ma mica ha detto il dottore che deve essere la quota di mercato misurata in termini di euro o di numero di teste, può essere anche quantità di dati. È molto difficile cominciare un percorso nuovo per le autorità antitrust, ma secondo me accadrà. La tecnologia va nella direzione, faccio un esempio banale qua. Nel 1992 è stato deciso che bisognava liberalizzare gli operatori telefonici. Negli Stati Uniti e in Europa sono stati liberalizzati. Il numero di telefono era un parametro della rete, cioè è come dire l'indirizzo di casa via Mazzini 32, è una roba che identifica fisicamente quel posto lì. Il numero di telefono identificava fisicamente quel filo lì. E la politica ha deciso che ci doveva essere competizione. Per favorire la competizione bisognava che un utente si potesse spostare da un operatore all'altro. Ma se tutti hanno il mio numero di telefono e io devo cambiarlo per andare ad un altro operatore, non cambio, perché poi io dovrei aiutare a tutti i miei amici e conoscenti. Allora è stato deciso che ci doveva essere la portabilità del numero. Era una roba che non si poteva neanche immaginare all'epoca, perché il numero era un parametro della rete. Sarebbe come dire quello che ha la via Mazzini 32, se la via Mazzini 32 va ad abitare il viale sui due testi, si porta dietro il suo indirizzo via Mazzini 32, ma dice ma che cacchio stai a dire? Non è possibile, quello lì identifica quello. Poi invece è stato fatto il software delle centrali elettroniche in modo tale, perché la legge ha deciso questo, e quindi la tecnologia ha seguito, il mercato ha seguito, e adesso cambiamo. Prima ci si metteva 3 mesi a cambiare, adesso probabilmente si cambia nel 2 mezz'ora. Quindi è stato un passo avanti notevole, e questo accendo la concorrenza.
Dal punto di vista dei dati, una cosa simile sta accadendo. Vi ho fatto questo discorso perché è difficile da capire altrimenti, è già difficile da capire così. Per noi pensiamo a Facebook, e pensi a Facebook che ha tutti i tuoi dati, i tuoi amici, i gruppi a cui sei iscritto, eccetera. Come potrebbe Facebook funzionare se non togliessimo quei dati? Però è una cosa che proprio si sta lavorando adesso. C'è una tendenza, una scuola di pensiero negli Stati Uniti che sta crescendo molto, che si chiama, che va verso la cosiddetta ridecentralizzazione del web, che è una roba che è nata in germe un paio d'anni fa e che 3 settimane fa San Francisco ha avuto una grande conferenza con tutti i pensatori di internet presenti, eccetera, grande copertura di tutti gli opinionisti. La ridecentralizzazione è questo, evitare questo modello di sviluppo asilo per fare sì che si possa far crescere il motore di autocella anche alle periferie. E questo è basato sul fatto che i dati devono essere separati dalle applicazioni. E per fare questo bisogna fare della tecnologia. E ci sono dei gruppi di ricerca che stanno facendo i pezzi di tecnologia, i PFS, Solid, sono due nomi di tecnologie di questo genere, che consentono di separare i dati dall'applicazione, che vengono integrati nel vostro browser. Quindi nella Mozilla fra 2 anni, voi potrete accedere, se regolatoriamente verrà imposto, a Facebook, se no a un altro social network, dicendo i dati di cui interessi sono la mia chiavetta USB. E io decido che cosa gli do. Quindi a uno dei dati, questo fatto di ridare i dati degli utenti nel controllo degli utenti è la chiave per rompere quel problema lì, che è anche il problema dei 60 milioni di mercati. E questo accadrà. Il garante europeo per la protezione dei dati personali, Giovanni Vittarelli, ha messo come concetto la portabilità del profilo, che è proprio il primo inizio di questa roba, come obbligo a partire dalla fine del 2018. Una decisione molto illuminata. E questo comincerà a cadere, perché arriveranno le tecnologie e arriverà la possibilità di prendere. All'inizio sarà che tu prendi i dati e te ne vai. Poi sarà che due devono interoperare, perché a quel punto qualcuno chiederà l'interconnessione sulla base di principi antitrust, e allora gli verrà data, visto che la tecnologia lo consente, accadrà. E a questo punto partirà una nuova stagione di sviluppo. Quindi è un percorso lungo, ma io penso che si accade. Volevo chiedere una cosa, parlare di now providing, delle amministrazioni, come dice la fine della parte, fate domande anche a Luca. Una cosa di tecnologia, di chiedere che la centrale è finita di fare aumentare il mercato, ma ci sono anche le situazioni che sono stesse, per capire su cose da regolamentare, da togliere o altro. Beh, questo qui è un fatto molto locale, italiano. Cioè le aziende che sono di proprietà delle amministrazioni pubbliche che fanno concorrenza sul mercato, questo è vietato. Le aziende delle amministrazioni pubbliche possono lavorare per le amministrazioni pubbliche che sono loro azioniste. Poi ci scappa che qualcuno faccia qualcosa. E io ho avuto un incontro qualche giorno fa, una settimana fa, con qualcuno che diceva quell'amministrazione pubblica fa concorrenza con i soldi delle tasse e fa prezzi più bassi non sostenibili, eccetera, perché tanto lì hanno anche i soldi delle tasse. Io non so se tutti sarebbero felici che i propri soldi delle tasse vengano usati, non so, per fare serre in concorrenza, no. E no, ci sono delle leggi che lo dice, dipende dai tuoi interessi, ci sono dei corti, questo è un fatto molto locale. Yeah.